amici, care amiche di Bici Sofia, ben trovati per questo nuovo video. Oggi siamo partiti con Davide, che è lui. Ci sono presente come non mai. Mio figlio, per il primo ciclo, mini ciclo viaggio, da casa, Creazzo, Vicenza, fino al lago di Levico. Lì pernotteremo con la tendina e domani torneremo per la Val d'Adige. Per cui oggi Val Brenta, Val Sugana, Val Brenta e domani Val d'Adige. Vediamo come va, una pedalata alla volta. Sarà lunga e dura, ma ci divertiremo. Signore e signori, benvenuti in questo momento storico, epico, tra poche centinaia di metri. Davide Maule supererà i primi 100 km in bicicletta percorsi in una giornata. Eccoci, ci siamo quasi. 3, 2, 1, 100 km percorsi e superati da Davide Maule, Super Davide, Orso Copemo, sul momento più bello. Ok, stiamo percorrendo la Val Sugana, la ciclabile di Borgo Val Sugana verso il lago di Levico e di Caldonazzo. Molto faticosa la parte per arrivare a Bassano, per cui non abbiamo filmato molto perché il caldo ci ha abbastanza stremati. Adesso la temperatura è un po' scesa, siamo vicini al fiume e ci siamo un po' riposati e stiamo raggiungendo la nostra meta di questo primo giorno con questo primo traguardo meraviglioso di Davide, 100 km percorsi in un giorno. Buongiorno a tutti o buonasera, dipende da quando state guardando questo video. Prima volta che faccio 100 km in un giorno in bici. Punto, finito il discorso. Carissimi, giorno 2 di questo ciclo viaggio, ci troviamo al lago di Caldonazzo. Ieri il maltempo ci ha fatto cambiare un po' i programmi. E Davide è bravissimo per aver 13 anni e per fare tutta questa fatica e questa avventura che cambia continuamente programma. Qua ci sono dei ragazzi che stanno arrivando. E stiamo percorrendo la ciclabile lungo il lago di Caldonazzo in direzione Trento e poi cercheremo di percorrere la Val d'Adige finché ce la facciamo. Bye.
dalla zona di Chievo, stiamo entrando nella città di Verona, proviamo a chiudere il racconto di questa giornata, di questi due giorni incredibile, ricca di emozioni e di avventure. Oggi abbiamo preso 3 o 4 temporali, poi siamo riusciti ad arrivare a Trento. A Trento abbiamo preso un altro acquazzone, abbiamo aspettato che finisse il temporale, siamo andati in bicicletta fino a Rovereto. A Rovereto avevamo tipo 170 km in 2 giorni, eravamo belli che a posto e abbiamo deciso di tornare a Vicenza in treno. Solo che a Domegliara c'era un problema sulla linea, qui ci hanno fatti scendere, non abbiamo caricato le bici sul pullman perché ce le avrebbero buttate sotto così a caso, e allora abbiamo deciso di fare gli ultimi 20 km, cioè per cui da Domegliara a Verona ancora in bicicletta. Per cui Davidone, Davidino, Super Davide, si caccia altri 100 km anche oggi, per cui raggiunge quota 200 in 2 giorni. Non male per un ragazzino di 13 anni. Davide, cosa dici? È bello finito, è bello cotto. Abbiamo trovato un caldasso qua scesi a Domegliara, che in mezzo alle valli, in mezzo ai temporali non avevamo. Comunque, 2 giorni molto molto avventurosi, molto selvaggi, e abbiamo scoperto parti ciclabili del Veneto, del Trentino, sempre stupendi, e vi salutiamo, vi manderemo qualche immagine. Siamo a Verona, riprenderemo il treno a Verona per andare a Vicenza, perché sennò Davide domani lo raccolgono col cucchiaino. E tutto molto bene e molto bello. Grazie e al prossimo video. Ultimo, ma non ultimo, per raccontare la magia del viaggio e degli incontri che si fanno in queste situazioni. In stazione a Rovereto abbiamo incontrato niente di meno che Alex Zanottelli, che era stato a visitare i suoi parenti. Abbiamo fatto 2 chiacchiere. Invito tutti i giovani followers a andare a leggersi e a vedere i video di chi è Alex Zanottelli.